Martina Misciosa, responsabile della Lab di Monza. Perché un evento come una sfilata per promuovere la sensibilizzazione verso i temi che stanno a cuore alla Lab? Sì, innanzitutto la Lab è un'associazione nata nel 1977, inizialmente contro la pratica della vivisezione, e poi si è ampliata a difendere tutti gli animali a 360 gradi, quindi contro le pellicce, contro la caccia, a promuovere il veganesimo, contro i circhi, gli zoo, eccetera. E questa serata è nata per far sensibilizzare le persone sul fatto che oggi non vanno molto più di moda le pellicce intere, ma nei colli, nei guanti, negli accessori il pelo di animale è presente molto spesso. Quindi noi vogliamo dimostrare che anche con pellicce ecologiche come queste, che sono bellissime e sembrano veramente fatte di pelo vero, si può essere fashion, alla moda e belle. Sappiamo che la Lab da sempre si batte contro la vivisezione, ma oggi abbiamo scoperto due altri termini nuovi, magari per i più: vegan e cruelty free. Sì, vegan perché abbiamo allestito un buffet totalmente vegan, quindi senza carne, pesce, latte, derivati e uova, quindi senza nessun componente di origine animale. Vogliamo dimostrare appunto che anche un'alimentazione senza derivati animali è un'alimentazione ricca, molto, molto gustosa, e invitiamo tutti a provarla, insomma fa bene alla salute, agli animali, alla terra, perché l'inquinamento che deriva dall'allevamento animale è una delle cause maggiori dell'inquinamento atmosferico e delle acque. E cruelty free invece per i trucchi che sono stati usati questa sera per truccare le modelle, sono trucchi non testati sugli animali. Infatti tutti i prodotti finiti non sono più testati sugli animali per legge, ma gli singoli ingredienti purtroppo ancora sì. La Lav ha stilato una lista di aziende che non testano neanche i loro ingredienti sugli animali, e controllata da ICEA, che è un organismo con certificatore che appunto controlla che queste aziende siano effettivamente cruelty free. Dal 2013 si spera, fra poco dovrebbe partire un bando totale a tutti i cosmetici testati su animali, quindi anche tutti gli altri test per gli ingredienti in tutta Europa. Si rischia che questo bando slitti di altri 10 anni, ma noi abbiamo raccolto delle firme per chiedere che invece il bando venga rispettato. Come sta reagendo la popolazione verso le vostre attività? Sì, vediamo molto interesse. Già con questa sera abbiamo ricevuto tantissime adesioni, e le persone sono sempre molto più sensibili rispetto ai temi che riguardano gli animali, un po' perché c'è sempre maggiore sensibilità, maggiore empatia, un po' perché quasi tutti abbiamo un animale d'affezione in casa o che sono da amici o parenti. Quindi con anche i sistemi di internet, la televisione, c'è sempre molta più informazione, per fortuna. Vogliamo dare il vostro sito? Sì, il sito della Lab è www.lab.it, ci siamo anche su Facebook, Lab Monza Onlus, e per qualsiasi informazione lab.monza@lab.it.